Sono in demolizione le storiche case Haller di Belledole, qui in via Turbada. Noi siamo un po' contro luce, ma vi facciamo vedere le operazioni che per ora si stanno concentrando nella palazzina centrale, ma che poi coinvolgeranno anche gli altri due edifici che, come vedete, sono rimasti in piedi. In questo momento si sta demolendo la palazzina centrale. Come vedete, i mezzi sono al lavoro per una demolizione che è abbastanza a ridosso della strada, quindi non è semplicissima, ma che sta andando per insomma il verso giusto. È cominciata giovedì scorso e per ora è quasi stata tutta rasa al suolo la palazzina centrale. Stiamo vedendo proprio in questo istante una delle operazioni di demolizione, con la tanta acqua che si alza da terra e anche dall'alto per evitare che le polveri si alzino in aria. Ecco, vedete i mezzi al lavoro. Se ne sta occupando la RM Scavi di Ardenno, azienda valtellinese, che quest'oggi dovrebbe riuscire a demolire almeno la palazzina centrale, per queste che sono appunto le storiche case Haller via Turbada Lecco, che vengono demolite però per far spazio a nuovi edifici che verranno costruiti in modo diverso e più chiaramente a impatto ambientale ridotto. Abbiamo detto che questi edifici sono del 1962, le nuove case saranno pronte nel 2026, con anche un investimento di oltre 5 milioni di euro. Nel frattempo viene demolita per l'appunto la palazzina centrale, che era quella di medie dimensioni, mentre quella più alla nostra sinistra dovrebbe essere la più grande, mentre quella a destra la più piccola. Qui vediamo il braccio al lavoro per distruggere di fatto uno dei muri portanti. Si smonta praticamente pezzo per pezzo. Qui siamo abbastanza lontani dalla strada, a dir la verità. È un procedimento molto lento, appunto cominciato giovedì scorso, e qui per demolire ogni edificio c'è bisogno di qualche giorno di lavoro. Adesso si alza un po' di polvere qui in strada, con gli edifici che nei prossimi giorni verranno quindi completamente rasi al suolo per far spazio alle nuove case. Per ora di fatto rimane solo uno scheletro di quella che è la palazzina centrale. Con i tanti pezzi che stanno proprio capitolando a terra in questi ultimi minuti. Anche qualche curioso che sta guardando le operazioni insieme a noi è venuto a dare un occhio, anche qualche ex residente di queste case
dell'azienda lombarda per l'edilizia residenziale. E come vedete, pezzo per pezzo, gli edifici cadono a terra sotto i mezzi da lavoro. Già da quando siamo qui mi sembra che l'edificio abbia perso qualche metro di altezza. Per l'appunto, nella giornata di oggi si dovrebbe riuscire a demolire tutta questa palazzina centrale per poi passare a quella di sinistra e infine a quella di destra, che rimangono ancora completamente in piedi fino a questo momento. Guardiamo magari qualche altro istante della demolizione. Questa palazzina centrale è lontana dalla strada, così come quella di sinistra. Quella a destra invece è più a ridosso, quindi probabilmente ci sarà qualche difficoltà in più nella demolizione, ma tutto sta procedendo per il verso giusto in questi istanti. Quindi insomma, nei prossimi giorni questa area, il rione di Belledo, cambierà faccia per poi prepararsi a una nuova complesso, un nuovo complesso residenziale, sempre di Haller, che vedrà la luce in questo spazio, seguendo tutte le protocolli di ricostruzioni di ultima generazione.